sindaco. Attesa una giornata straordinaria, una chiesa che è già capiente di suo, però in questa occasione è insufficiente. Sì, infatti una chiesa grandissima che era stracolma di persone, non bastavano i posti a sedere, neanche quelli in piedi. Vuol dire l'affezione della comunità verso questa chiesa, ci mancava da troppo tempo, 14 anni, ti ripeto, sono tanti, sono lunghi, finalmente l'abbiamo riaperta e la dimostrazione di affetto della gente di stasera ci ha veramente commosso, una cerimonia stupenda, tutti veramente all'altezza dell'evento. Sua Eccellenza Nolè è stato veramente bravo nel gestire questa cerimonia insieme a Don Raffaele Pandolfi. Sindaco, 14 anni di attesa, conoscendo un po' i tempi della burocrazia, è quasi andata bene. È quasi andata bene, ma paradossalmente il discorso è che i soldi erano disponibili e che il tappo è stato fra regione e sovrintendenza, perché questa volta la regione è stata molto veloce nell'erogare i fondi, purtroppo il tappo si è creato con la sovrintendenza nella fase poi di affidamento dei lavori e trovare un finanziamento del 2007, come ho ripetuto durante il mio intervento, è stato utilizzato soltanto ben 4 anni dopo, con tutto quello che ne conviene, quindi con la minore possibilità di realizzare opere con la stessa somma, purtroppo. Sindaco, per concludere, abbiamo parlato del ruolo della Chiesa come punto di riferimento della comunità, però una chiesa del genere non può non rientrare in itinerari turistici, perché è davvero un gioiello. Ecco, da domani mattina sarà impegnato anche in questo. Di sicuro, perché fra l'altro, non per niente, questo è l'anno della fede e quindi è l'occasione migliore proprio per inserire questa chiesa, che veramente, io forse sono di parte, ma è veramente bellissima come chiesa, piena di affreschi, di stucchi, di decorazioni, di inserirla in un itinerario religioso proprio per incentivare poi il turismo religioso, come sarà detto in quel famoso incontro alla Uria. E infatti presserò da subito l'assessore Pittella su questo, perché anche questa chiesa, adesso riaperta al culto, venga promossa, sta inserita in questo itinerario religioso con l'ente, se mi ricordi qual era, opere romane. L'opere romane nel pellegrinaggio, perché diventi meta di pellegrinaggio, perché merita veramente. Grazie. All'Immacolata Concezione, in questo tempo di avvento nel quale ci stiamo preparando la venuta del Signore sulla terra, il ricordo del Santo Natale che permea in un certo qual modo anche il significato e di significato la riapertura al culto di questa chiesa. È una gioia per noi, per tutta la comunità diocesana, per il vescovo che è il pastore della chiesa, per il parroco, ma per tutti i fedeli. E siamo qui davvero riuniti proprio per celebrare e per rinnovare la nostra adesione e la nostra fede in quest'anno nel quale il Santo Padre ha voluto davvero dedicare quest'anno alla fede che ci accomuna. Don Serafino, guardarla sull'altare è una suggestivo, genera tante riflessioni, perché ogni suo gesto ha una particolarità e la sua è un servizio ovviamente a chi officia la Santa Messa, ma è anche una passione, è un po' così. Certo, è sia un dovere che un piacere, è brutto dire così, però è la realtà, perché è un dovere in quanto responsabile della liturgia della diocesi e del vescovo della diocesi di Tursi Lagonegro come cerimoniere, ma è anche un piacere per la passione che mi lega all'intera liturgia. La liturgia è rivivere e vivere il mistero della nostra fede in ogni singola parte e in ogni sua parte. Don Serafino, per concludere, lei è un giovane sacerdote, sì, quindi ci permettiamo un po' questa piccola digressione nel suo percorso, insomma, ecco, religioso. Magari durante una celebrazione impegnativa c'è stato un qualcosa che l'ha completamente mandata in tilt, nel senso che le ha creato problematiche, poi chiaramente risolte, ma ecco. Certo, beh, quando si organizzano celebrazioni particolari come anche queste impegnative, qualcosa che vada come meno uno desidera sicuramente c'è, però comunque c'è poi quella passione di cui parlavamo prima che fa cadere ogni barriera, insomma fa andare via ogni cosa cattiva. Un aneddoto, che ne so, qualcosa che è caduto, un microfono che non si sentiva nel...
nemmeno... Beh, in questa celebrazione, devo dire la verità, forse i microfoni che si sentivano un po' troppo forti, magari qualcuno che parlando dal lambone o comunque dal microfono faceva rimbombare in maniera eccessiva il microfono e la voce. Grazie.